ospitarci quest'oggi Sigfrido Ranucci. Bella. Io non mi perdo una puntata. Eccolo qua. Io, buongiorno. Come stai? Oh, guarda che tra un po' arriva il freddo. Te sempre con la camicia e il giubbetto di pelle. Per la serie Freddo non ti temo. Da 7 anni alla guida di Report, eppure c'è stato qualcuno che ha detto: ma questo dove va? Non è bravo a fare giornalista, non è lui. È alla Luis. Alla Luis? Sì, sì. Parecchio tempo fa, ovviamente, prima che cominciassi. Probabilmente non ero maturo all'epoca per poterlo fare, poi è stato anche uno stimolo a studiare. Beh, adesso c'è Gubitosi alla presidenza della Luis, quindi sa che di che passa. Lo saluto, perché... Salutiamo il buon Gubitosi. Allora, tu hai ereditato in diretta il testimone di Report. Report o Report? Report. Report. Con Milena ci teneva. Sì. E allora, con per l'appunto Milena Gabanelli. Abbiamo prova provata di quel passaggio di testimone. Vediamo. Siete in buone mani, siamo in 13, mi pare, come l'ultima cena, e infatti il Report tornerà in onda come da scaletta sotto Pasqua. La croce però la porterà lui, Sigfrido Ranucci, a lui passerà il testimone. Allora, investitura in diretta. Cosa ricordi di questa prima puntata in solitaria? Ma intanto una grandissima emozione, perché tutti mi aspettavano col fucile ovviamente puntato. Poi la grandissima emozione di entrare in quello che era il Tempio di Milena, perché lo studio di Milena io l'ho frequentato dall'altra parte, perché ero la persona che cercava di darle una mano quando leggeva i testi, perché nella tradizione di Report c'è quella di non utilizzare il gobbo, no? Quindi andiamo a braccio e quindi c'è bisogno che qualcuno ti ascolti. E sicuramente è stata una grandissima emozione, sapevo che c'era tantissimo lavoro dietro ogni puntata, e però insomma dopo le prime 10-15 puntate ci ho messo un pochettino, ho fatto finta di non vedere leggere i social, perché leggere i social in quel momento è stata durissima, perché c'era gente che pensava che io avessi voluto far fuori Milena, che è la cosa che più mi dispiaceva in quel momento, che con Milena ho un grandissimo rapporto, penso che ancora conservo il nome nell'etichetta che è di fronte alla stanza. Vabbè, ma i social restituiscono sempre una realtà percepita che è sempre profondamente difforme dalla realtà delle cose. E giornalista, diciamo, a tutto tondo, c'è un momento in cui un giornalista d'inchiesta, d'assalto, deve fermarsi? Ma nella tradizione di Report noi ci fermiamo quando non abbiamo la documentazione necessaria per poter supportare quello che noi diciamo. Dopodiché non ci siamo mai fatti domande sull'opportunità o meno di andare in onda con una notizia. Per noi una notizia è una notizia. L'unico editore di riferimento è il pubblico che paga il canone. Una notizia non ha un colore politico, è semplicemente una notizia. E questo è il criterio che abbiamo sempre utilizzato. Quindi che cos'è che ci ferma? Il fatto di non avere la prova di quello che dobbiamo dire, e lì ci fermiamo. Anche perché ci proiettiamo sempre in tribunale. Ormai tu hai la residenza Claudio. A Piazzale Clodio, nel tribunale di Piazzale Clodio. È un distaccamento del tuo ufficio. L'inchiesta di cui vai più fiero? Ma intanto quella più curiosa, diciamo, sì, è stata, beh, più fiero è quella che non ho realizzato per Report, ma per Rai News 24, all'epoca il direttore Roberto Morione, era quella che denunciò l'utilizzo del fosforo bianco da parte degli Stati Uniti, cioè un agente chimico a Fallujah, in Iraq, laddove erano andati invece per liberare l'Iraq da Saddam Hussein, accusato di utilizzare armi chimiche. Capisci che non era troppo semplice questo, ed è stato anche un po' un cortocircuito. Ed è stata la prima volta in 50 anni, all'epoca 50 anni della RAI, che la RAI aveva realizzato uno scoop mondiale, perché fu intervistato da 1400 tra testate, blog, giornali, televisioni in tutto non ti sei fatto mancare il mondo. Per Report sicuramente quella più curiosa è stato il ritrovamento della Pinacoteca di Calisto Tanzi, no? I quadri che aveva sottratto alla dichiarazione di default. Immagina, insomma, che lì sopra c'era la procura di Parma, c'era la procura di Milano,
Poi Bondi, che era stato nominato commissario della Good Bad Company, aveva incaricato la Kroll, un'agenzia di investigazione più importante al mondo, di ritrovare tutti i beni di Tanzi. Arrivo io da Roma e trovo questi quadri. A rompere le uova nel paniere. Grazie a un tassista, perché poi nasce tutto da un tassista, e mentre stavo rientrando in redazione, questo tassista mi dice, sentendomi parlare di Tanzi, dice: ma voi non l'avete raccontata tutta la storia su Tanzi? Dico: ma lei perché mi dice così? Dice: beh, io ero la guardia del corpo di Tanzi, dai, ho portato via dei quadri insieme andate a lui. Su Rai Play a rivedere quella puntata. A proposito, quando arriva il successo, puntuale arriva l'imitazione. E ne abbiamo testimonianza. Dello scandalo dei sosia. Pensate, ci sono persone che si spacciano per noi. Sono persone. Io vi dico che dovreste stare attenti, perché queste persone allora è vanno andato in studio, vanno in giro. È un impostore. Da un anno sta appendendo. Ma no, questo è un imboscato della Rai. Roberto Sergio, lo dico che c'è un impostore. No, l'impostore è lei. Allora, Edoardo, il gemello. Devo dire, bravi, però Max Paiella ti fa ancora meglio. Sì, ti fa ancora Max meglio, perché costruisce nel ruggito del coniglio, se vi capita. Insomma, fa piacere un'imitazione. Beh, diciamo che a me diverte, io ho un carattere, mi diverte tantissimo, e poi vabbè, è anche un segno, insomma, che in qualche modo sei diventato presente in televisione, quindi c'è la necessità di replicare quella figura, quel personaggio. Che voglio dire, Siegfried non si ferma davanti a nulla. Del resto, quando era bambino, portare un nome come quel, Siegfriedo, parlo anche io, Tiberio, puoi immaginare. Ma è una fregatura, È una fregatura, si aspettano uno alto, biondo, con gli occhi azzurri. Vabbè. Arrivo io, Siegfriedo. Chi è che ha scelto questo nome? Ma è il nome di mio nonno, e che il padre era un appassionato di Wagner, e quindi... Chiaro. Poi all'anagrafe l'avevano registrato come Sigilfredo, e lui si era arrabbiato tantissimo. Sigilfredo. Quindi avete fatto una correzione? No, non no. A me, a mio nonno. Ah, e no. Mia nonna, per sfotterlo, quando litigavano, lo chiamava Sigilfredo, lui si arrabbiava. Quando sono nato io, è venuto poi personalmente all'anagrafe per evitare che facessero lo stesso errore. Oh, tempo libero ne hai? E se sì, che fai durante il tempo? Pochissimo. E calcola che poi con la stagione allungata di Report il tempo libero è Vabbè, non te la mettavo, va bene così, sì, perché la passione no, ma non tanto, non saprei fare. A proposito di passioni, mi dicono che a tavola ti comporti molto bene, sei anche bravo ai fornelli. Sì, beh, diciamo che ecco, vado spesso a Rocca Massima nel tempo libero, che è un paesino che sta vicino vicino a Roma, in provincia di Latina, barbicato sulla montagna, e là diciamo che mi dedico ai fornelli. Ecco. Staccando il telefonino, perché poi inevitabilmente meno male prende poco. Le notizie ti inseguono. Torniamo al Report, prima delle feste ci hai lasciato così, vediamo. 46 anni fa la morte di Aldo Moro, la morte di uno statista, uno shock per il nostro paese, dal quale probabilmente non ci siamo mai veramente ripresi. Ecco, 4 processi, 2 commissioni d'inchiesta, però forse ci hanno detto una verità di comodo. Report vi svelerà una storia mai vista in televisione. 7 gennaio, domenica sera, torni e dunque... Beh, racconteremo intanto alcune cose che sono emerse dalla seconda commissione di Moro. Sai che la giustizia fino ad oggi si è basata, tutti i processi che ci sono stati, sul memoriale di Morucci e di Ferrando. Ecco, quel memoriale ha decretato questa commissione, è pieno di cose non vere, non riscontrate, e quindi la domanda che ci siamo posti è: allora perché non si sono fatte nuove indagini? Ci siamo rassegnati all'ambiguità di quella storia. Abbiamo ricostruito con testimonianze inedite, anche una in particolare di un agente che apparteneva all'ufficio C5, un ufficio dell'intelligence, una guardia di finanza, che nell'immediato aveva dato delle informazioni
importantissime che non erano state seguite. Abbiamo ricostruito la vicenda dei covi, il covo che è emerso ultimamente è quello di via Massimi 91 alla Balduina, e con testimonianze inedite di chi ci viveva dentro, e poi insomma abbiamo ricostruito abbiamo capito che torneremo anche sul quadro di Sgarbi. Dai, bene, abbiamo capito che domenica sera insomma siamo sintonizzati per vedere Report. Una curiosità, ma una giacca che non sia un giubbetto di pelle? Ma non mi sta bene. Ma anche quando va in commissione di vigilanza, sempre così. No, commissione di vigilanza è andato con la giacca. La metto solo per la commissione di vigilanza. Ecco, allora brutto segno. Grazie a Sigfrido Ranucci, Massimo Morini.